Dopo le cronache di Narnia, inauguriamo una stagione bollente, una stagione al cardiopalma. Bollente, siamo sotto sul. Ho capito, sono 36 gradi e sono le 10, ho capito, ma non era per quel bollente. Le cronache di Piazza Moro, prossimamente al cinema. No, su Quinto Potere. Su Quinto Potere, ma anche al cinema. Sorte di cinema. Sorte di cinema. Ora, se non succede il fatto eclatante, viene meno quella narrazione, quel racconto di ciò che in realtà è questa piazza, ma proprio per ciò che è diventato, ormai è impregnata di degrado, diventa difficile in qualche maniera. Allora vi raccontiamo, intanto subito vi diamo un avvertimento, quando venite al parcometro che sta qui, fate attenzione a venire con i soldi contati, cioè sappiate si paga 2 euro a ora, quanto tempo dovete stare fatelo, oppure con il bancomat, perché c'è una nuova moda, Tino. Oh. Non appena ti vedono fare il grattino, sì, vengono come i falchi, non i falchi quelli buoni della polizia, ma i falchi quelli agguerriti, sì, e addirittura senza nemmeno chiederti il caffè, perché se non è a piacere, che piacere, piacere è? No, ti mettono la mano nel portafoglio e ti sfilano quello che riescono a prendere. Dunque, cornuti e mazziati, fate moltissima attenzione, parcometro, soldi contati o bancomat, in modo tale da non subire queste angherie, questi soprusi, perché poi anche a chi dice se ci fossi stato io avrei picchiato, lo avrei, in realtà quando poi si avvicinano anche in due o tre, amico mio, ma di che cosa fare il grattino? E vieni grattato, e vieni grattato, sì, quindi fate attenzione, mi raccomando, perché è un modus operandi che sta cominciando a prendere piede, quindi... No, più che a mani. Mani, per la serie uomo avvisato, anche turista avvisato, mezzo salvato, noi siamo qui a farci promotori di questa campagna, una campagna importantissima, una campagna di tutela di chi frequenta queste zone. No grattugia, sì grattino. No grattugio, sì grattino. Bravo Tino. È una bella campagna? È proprio la campagna. Cioè ti devono, campagna, ti devo far assumere da qualche agenzia di comunicazione per fare gli slogan, per fare i claim, per fare tutto quanto c'è da fare. E fa molto caldo. Dunque, mi raccomando, aprite gli occhi. Look me, anzi soprattutto look lower, perché look lower, perché quando sono particolarmente agguerriti, ubriachi, fatti, diventa difficile poter avere una qualsiasi tipo di reazione, Tino, mi raccomando, fai il grattino, Tino. Allora io glielo faccio gratis, no, non sono come i parcheggiatori abusivi. Allora intanto Tino tutorial, schiacci qui e le viene fuori il parcheggio, schiaccia sulla P, come paga? Con i soldi contanti, di spicciolo in contanti, quindi la moneta. Puoi inserire, non vedere la targa, Tino, la targa della sua autovettura, se la ricorda, spero di sì. A quel punto valid, perfetto. E ora inserisca le monete a seconda del tempo che vuole rimanere qui in piazza. Ah, okay. Calcoli l'orario? Sì, calcoli che poi inserendo verrà fuori l'orario fino a quando può stare. Okay. Calcoli che ci vogliono 2 euro a ora, quindi lei sa. Cab de pizza, ti piace mettere in centro la macchina, devi pagare. Ci fossero parcheggi interrati, probabilmente costerebbe un po' meno. Però, cab de pizza, quanto tempo deve stare lei? Boh. Ricordi però, se mette meno rispetto al tempo e vengono a controllare, potrebbe essere passibile, sì, di multa. Sì. Non ci mancherebbe, noi lo diciamo per avvertire tutti quanti. Però pare che sia altrettanto vero che se poi di qua ti sposti sempre nella zona pagata, vale ancora, sempre, sì. Come vale il negativo, vale il positivo, questo è. Scessi da Carsute. Lei da dove viene? Da Taranto. Da Taranto. Perché in centro a Taranto costa meno? Costa meno. No, non lo mangio. Allora, in questo caso lei può stare fino alle 12.45, valid. Un cazzo praticamente. Lei ricordi di venire alle 12.30, 12.40 a rinnovare il grattino. Il biglietto c'è di là,
la sua soddisfazione è il nostro miglior premio, non arriva nient'altro. Ciao, arrivederci. Così bisogna fare, in modo tale da non essere assaliti da quei fastidiosi parcheggiatori abusivi che a tutti i costi vogliono l'argento. Il cash, okay. Il cash. Come lo sai dire bene? Ormai, siamo una cosa sola.